Bella raga e benvenuti ad una nuova puntata di The History Of. Oggi ha il grande piacere ospite di avere ospite, in carne e tempi dispari, il signor Prog. Buongiorno. Ah, ma quindi Prog è donna? No. Ah già, ora che ti abbiamo qui vorrei farti due domande. Da dove deriva il tuo nome? A chi sei figlio? Quando e dove nasci? Dunque, tutti credono che prog significhi progressivo, che è un termine che vuole dare l'idea di proiezione verso il futuro, di mistero, sperimentazione, ma in realtà viene da progesterone. Certo. No, non è vero, una presa per il culo. Diciamo che sono un genere un po' bastardo. Dicono tutti, gli archeologi musicali dicono che sei bastardo. No, le mie origini risalgono all'inizio degli anni 70. C'è chi dice già dal 68 con l'uscita dell'album In the Hall of a Crimson King dei King Crimson, ma non si sa. Infatti i miei progenitori potrebbero essere i Jethro Tull, addirittura i Beatles, forse qualcuno di ancora precedente. E forse hai un antenato ancora più antico, tipo Bach. Chi? Quello sordo. No, quello è Van Gogh. Davvero? No. E comunque hai vita molto breve. Ho vita molto breve perché già nel 1975 si potrebbe datare la mia morte. Ah, vivi poco come il Winner Taco? No. E comunque la tua famiglia è una famiglia, diciamo, medio borghese, intellettuale, di alto retaggio. Di basso carotaggio. Quali sono le caratteristiche di questo nuovo genere? I musicisti che facevano prog sicuramente non erano dei poveracci. Forse in Inghilterra, ma in Italia erano poveri in canna. Ed erano anche acculturati. Erano spesso dei musicisti virtuosi e molto tendenti alla sperimentazione. Spesso ci sono infatti delle contaminazioni classiche, si rifà in chiave prog dei brani classici molto famosi. I temi spesso sono fantastici, si parla di posti lontani, di personaggi astrusi, ci sono delle lotte tra il bene e il male, si parla dello spazio. I temi sociali, gene mia. In Italia sì, qualcuno, dai, un paio di una canzone. Sì, però non mi contraddire sempre. Ma sì, sono qui per questo. Sono qui per questo. Dunque, insomma, il prog è un genere colto. I dischi prog spesso sono molto criptici, sia appunto per i temi, che sono molto astratti, sia per il linguaggio, per esempio il cobaiano che si inventano i magma in Francia. Un'altra cosa che si inventano i progger sono i concert album, ovvero un album dedicato completamente ad un argomento in cui le canzoni sono legate tra loro anche da somiglianze musicali. I progger vogliono comunicare poco, i testi sono complicati e le parti strumentali sono interminabili. E quali sono gli strumenti prediletti dai progger? La chitarra elettrica passa in secondo piano, ma finalmente diventa importantissimo l'Hammond, il synth e addirittura il mellotron. Che sono tastiere in sostanza. Quindi. Esatto. È l'apoteosi della tastiera il prog. Ogni gruppo in realtà andava verso la ricerca di nuove sonorità. C'è chi suona flauto traverso, il violino, chi usa il vibrafono, chi usa i timpani e le orchestre addirittura. I musicisti infatti sono spesso dei virtuosi, amano usare accordi ormai in disuso. Tipo il giro di do? No. E il giro di no? No. Ah, quindi non usavano i soliti quattro accordi? Sì, li usano fino al 68. Poi basta fino al 75. E poi i gruppi punk tornano ai... anzi, tre accordi. Tre accordi perché quattro... Troppi. Poi non se li ricordano, sono drogati. Quali sono i principali esponenti inglesi? I Genesis. Quelli che tutti amano finché c'è Peter Gabriel. Dopo Peter Gabriel fanno schifo. Ah, ma è quel gruppo che all'inizio erano in 23 e poi ogni anno ne perdono uno finché alla fine sono in 3? Sì, e ci fanno anche un album. Che si chiama? Si chiama And Then There Were Three, che è quello con la copertina tutta rosa, tipo, c'è tipo un tramonto. Ah, e poi i Genesis, diciamo che i suoi componenti hanno un futuro che non è proprio prog. Cioè Phil Collins diventa pop. Esatto. Beh, anche Peter Gabriel. Pop, pop. Come guadagnare 287 euro online in soli 6 giorni?
ci sono i King Crimson. I King Crimson hanno fatto il primo album veramente totalmente prog, a quanto dicono, appunto In the Court of the Crimson King, ed erano la creatura di Robert Fripp e Pete Sandfield. Però si sono sciolti presto perché Lake aveva da andare a fare gli Emerson, Lake e Palmer. Poi Jethro Tull. Jethro Tull è la creatura di Ian Anderson, invece, il simpatico folletto con il flauto. Hanno passato da musicisti folk, e gli album più importanti per il prog sono Aqualung, Stand Up e Thick as a Brick, un lunghissimo album di una canzone sola. E sono ancora in attività. Poi abbiamo Emerson, Lake & Palmer, composti da Emerson, cioè il dio dell'organo. Esattamente. E non nel senso di Priapo, proprio nel senso di organo Hammond. Lake, quello che era nei King Crimson, e Palmer, che è il batterista. Semplicemente. Famosissimi per il virtuosismo estremo di Emerson, che alle tastiere faceva veramente di tutto, e il signor Lake, che comunque al basso se la cavava abbastanza bene. Usavano anche il Moog. Addirittura. Anche i Pooh usavano il Moog. No, non è vero. Sì. È una bugia. Ho ragione. E invece Palmer era famoso perché è stato il primo ad usare due gong. Va bene, e ci hanno regalato quali capolavori? Ci hanno regalato capolavori come Tarkus, come Trilogy. Ed infine, gli Yes. Gli Yes sono... Dai, che cazzo devo dire degli Yes? Che sono il gruppo più egocentrico del mondo. Gli Yes sono il gruppo composto dai musicisti più egocentrici del mondo. Hanno dato il loro nome praticamente a qualsiasi cosa. Il loro sound si chiamava Yes Sound. Il loro album si chiamava Yes Songs. E quali sono gli album più importanti degli Yes? Gli album più importanti degli Yes sono Close to the Edge, Tales from Topographic Ocean, Relayer, Fragile e basta. Cioè tutti, insomma. Tutti quanti. Siamo alla fine della prima parte. Che cosa consiglieresti a chi si vuole avvicinare al prog inglese? Sicuramente di ascoltare Selling England by the Pound dei Genesis, Thick as a Brick dei Jethro Tull e magari anche Close to the Edge degli Yes, che così sono contenti. Come guadagnare un pollo!